io sono Augusto Di Meo e sono un testimone senza giustizia. Il 19 marzo del 1994, esattamente 24 anni fa, arrivo in parrocchia alle ore 7. La prima persona che incrociai fu il sacrestano. Gli chiesi dove era Don Peppe e lui mi disse che era appena arrivato. Io lo raggiunsi nello studio e ci facemmo gli auguri, ci abbracciamo, insomma fu una cosa simpatica pure. Normalmente chiuse lo studio, rimase con queste chiavi in mano e si avviò verso l'altare, quindi c'era un corridoio che era un po' buio, non c'era luce. E io mi stavo allacciando la scarpa, di fronte a lui c'era questo camorrista con a fianco il sacrestano. Il sacrestano evidentemente lo aveva accompagnato, forse aveva chiesto dove stava Don Peppe. Lui si fermò davanti e io dietro e sentii chiaramente che il killer chiese chi è Don Peppe. Evidentemente aveva visto anche me dietro e Don Peppe annuì con la testa, quindi io vidi proprio questo gesto di conferma. E questo bruciapelo gli sparò 5 colpi in faccia. Sembrava proprio un attacco al cuore proprio della Chiesa, ammazzare un sacerdote mentre si accingeva a celebrare la messa. Quindi mai si era arrivati a tanto. Don Peppe ricadde all'indietro, insomma quasi addosso, io lo chiamai, Peppi, ma passarono credo pochissimi minuti, c'era sangue dappertutto, lì si è riverso a terra così. Ai funerali di Don Diana, il 21 marzo, il primo giorno di primavera, fu scelto il percorso più lungo per arrivare dalla parrocchia di San Nicola al cimitero di Casal di Principe. Queste case con le lenzuola bianche su tutto il percorso è stata una forma di riscatto, no? Il popolo ha saputo anche reagire, non è che è stato abbandonato. Decisi di fare la cosa più giusta che andava fatta. Dobbiamo pure contestualizzare in che tempo poi è nato questo omicidio, questa oppressione da parte della camorra di questi territori. Non era possibile che una persona, cioè un cittadino normale, potesse andare a fare una denuncia in caserma. Avvisai mia moglie, insomma, di quanto era accaduto. Anche questa è stata una cosa che mi ha segnato questo percorso, perché devi anche trovare una moglie che poi condivide questa tua scelta così forte. Inizia il processo da parte di chi evidentemente aveva interessi a far tacere, diciamo, questa voce, questo sacerdote, no? E iniziano con una macchina del fango impressionante proprio sulla figura di Don Peppe Diana. Alle 3 di notte ricevo una telefonata, mio figlio prende questo telefono di casa, poi tra le altre cose, nemmeno sul cellulare, un signore dall'altro capo disse che dovevo affacciarmi, dovevo scendere perché era un uomo di merda e lui mi doveva tagliare la testa. Decisi di lasciare questo territorio. Incominciai a mettere in moto la macchina, diciamo, delle mie conoscenze per quanto riguarda negozi, laboratori fotografici e quant'altro. Trovai in Umbria, a Spello, in un comune tra Foligno e Assisi, un centro commerciale che aveva un'esigenza di un fotografo, e così poi mi spostai con tutta la famiglia. Non entrai in un programma di protezione, perché all'epoca c'era la protezione riservata ai collaboratori di giustizia, mentre la legge sui testimoni viene promulgata nel 2001. Sto qua in laboratorio, poi la sera sto a casa, quindi non riesco proprio, ma ormai da anni, ad avere contatti, sai, quelle cose che sono la normalità per un testimone di un omicidio e di un territorio così particolare.
se riesci a capire bene, è chiaro che rimani isolato, ma forse te lo vai a cercare questo isolamento perché forse ti senti più protetto a casa, però succede che diventi pure più forte, perché se ti ingessi in questa paura non vivi più, diciamo. Io rifarei tutta la cosa, la rifarei tale e quale come è successa, però poi c'è un'ingiustizia, diciamo, di base, perché non viene considerato, per esempio, i medicinali che prendo io tutti i giorni, non è stato considerato un aiuto psicologico, perché poi la ferita è sempre aperta. Io rinnovo questo dolore tutti i giorni perché penso a quella mattina in quella chiesa, però poi sei forte perché continui a fare formazioni a migliaia e migliaia di giovani che vengono qui nelle terre che erano prima terre di Camorra e oggi sono terre di Don Peppe Diana. Dopo la sua morte, evidentemente, qui è arrivato lo Stato, che sa fare lo Stato. Hanno debellato quello che è la parte militare del clan e quindi oggi ci sono tutti nelle patrie galere con fine pena mai. Quindi c'è stata, diciamo, una reazione. Però voglio dire pure che questo è un grande popolo, non è come a volte ci descrivono, un popolo omertoso. No, questo evidentemente è la paura.